Bentrovati a questa nuova edizione di TR24 Sport. In apertura ci occupiamo del capolavoro compiuto dalla Bunge Ravenna, che si aggiudica il primo atto della finale di Challenge Cup, superando l'Olympiakos Pireo col punteggio di 3-1. Vediamo allora com'è andata al Pala de André nel servizio. La prima battaglia è della Bunge Ravenna. La squadra di coach Fabio Soli si è infatti aggiudicata la finale d'andata della Challenge Cup, battendo l'Olympiakos Pireo in un Pala de André gremito in ogni ordine di posto. La squadra ellenica si conferma un osso durissimo sin dalle prime schermaglie, in un primo set deciso in volata dalle giocate di Bükeger e Poglajen. È proprio un ace dell'argentino a consegnare il primo parziale alla Bunge sul 26-24. La reazione degli ateniesi non tarda ad arrivare con l'Olympiakos che si aggiudica il secondo set, grazie al muro di Petreas, 23-25. L'onda lunga del pareggio sembra spianare la strada ai greci, che volano sul 2-6 in apertura di terzo set, ma immediato arriva il controbreak del 5-0. Salgono così in cattedra anche Maréchal e Bükeger a lanciare una Bunge che non si lascia sfuggire l'occasione di mettere a terra con Georgiev il pallone del 25-20. La battaglia si sposta così nel quarto parziale. È sempre l'equilibrio a farla da padrone, ma Ravenna trova ancora una volta lo sprint vincente per procurarsi due match ball, con Bükeger che chiude definitivamente i conti sul 25-23. Ora Ravenna dovrà confermarsi tra una settimana esatta al Pireo. Ai bizantini basterà anche perdere al tiebreak, mentre in caso di KO per 3-0 o 3-1 si andrà al Golden Set. Ed è proprio focalizzato sulla match di ritorno anche coach Fabio Soli, che comunque ha accolto con soddisfazione la prova dei suoi. Sì, se parliamo di quello che è stato lo spettacolo al quale siamo stati presenti oggi, si può parlare secondo me di un grande spettacolo. Parlando di energia messa in campo, di emozioni provate quest'oggi, sono molto d'accordo e sono d'accordo, è stata una grande partita. Dal punto di vista della pallavolo giocata, secondo me si può fare qualcosina di più, noi e anche loro faranno qualcosina di più nella partita di ritorno. Però questo è il momento della stagione, il momento in cui le energie non sono più al massimo, però vanno, visti gli obiettivi, vanno tutte completamente incanalate nel gioco che si mette in campo. Siamo a un terzo del compito, siamo riusciti a ottenere il migliore dei risultati che potevamo in casa e questo ci deve confortare, ma prendiamo un giorno di riposo e poi ci ributtiamo completamente con la testa mercoledì, perché dovremo preparare molto, molto bene la partita, migliorare in alcuni aspetti, perché là ci aspetterà un Olympiacos secondo me con qualcosina in più, anche grazie ai propri fans, quindi ci aspetterà secondo me una partita un po' più complicata di quella di oggi, appunto per l'ambiente. Dovremmo essere bravi a disinteressarci un pochettino di quello che non è pallavolo giocata e a focalizzare tutto quanto in quello che è il gioco, in quello che è il campo. Parliamo adesso di calcio, sarà sfida da non fallire quella a cui è atteso il Cesena domenica pomeriggio contro la Virtus Entella. Salteranno l'appuntamento i tre infortunati di lusso Esposito, Giallo e Cacia. Continua la preparazione del Cesena in vista dello scontro diretto contro la Virtus Entella. Dopo i recuperi di campionato la classifica è sempre più delicata, con la permanenza in zona play-out, ed il centrocampista Alessio Vita lo sa. La classifica non sorride, però mancano 9 partite. Adesso abbiamo bisogno di tutti, di tutto l'ambiente, ci deve stare vicino in questo momento difficile, più che altro delicato, dove ci saranno partite determinanti per la stagione. Noi cerchiamo di prepararla al meglio, anche questa settimana stiamo lavorando per affrontare al meglio la partita di domenica, che sarà uno scontro diretto importantissimo dove non possiamo sbagliare. Domenica alle 17:30 il Cavalluccio ospiterà una Virtus Entella dai grandi nomi, ma le proprie ambizioni playoff si sono spente a lungo andare in stagione. Andiamo ad affrontare una squadra che come noi ha bisogno di punti, quindi sarà una sfida equilibrata sicuramente, una battaglia che dobbiamo preparare al meglio, nei minimi dettagli, per cercare di portare a casa i 3 punti assolutamente.
punti deboli, io preferisco pensare più a noi in questo momento che a pensare ai nostri avversari, perché se siamo convinti noi, se siamo cattivi e determinati, secondo me ce la possiamo fare. In Serie C il Ravenna non si ferma più. Anche la Feralpi Salò cede nel recupero della 28esima giornata del campionato, appunto, di Serie C, trafitta dal gol di Broso in servizio. 5 vittorie nelle ultime 6 partite. L'entusiasmante ruolino di marcia messo assieme dal Ravenna blinda in maniera definitiva la pratica salvezza, permettendo ai ragazzi di Mauro Antonioli di fare capolino anche in zona playoff. A Salò il Ravenna non dà scampo alla Feralpi. Giallorossi subito pericolosi con la fucilata di Broso, out di pochissimo, poi anche con la battuta alta di Rossi su imbeccata di Leli. La Feralpi Salò protesta per un contatto piuttosto sospetto in area tra Malè e Voltan e poi si rende pericolosissima con lo stesso numero 30 che coglie una traversa clamorosa con una sassata di inusitata violenza. Il Ravenna incassa il colpo, si affida anche alla respinta di Venturi per neutralizzare la battuta del solito Voltan ad inizio ripresa e poi vola come una farfalla, pungi come un'ape. Al 62esimo Broso si incunea in area di rigore e sorprende con una puntatina il colpevole Livieri. È la rete che spacca metà la partita con Venturi che si erge a baluardo insuperabile sulla battuta a botta sicura di un Parodi innescato dal cross di Vito Francesco. Pochi minuti più tardi è invece Selleri a pareggiare il computo dei legni cogliendo il palo a Livieri ormai battuto. È l'ultima vera emozione per un Ravenna che espugna così anche il Lino Turina e che adesso può davvero sognare in grande. Per quanto riguarda la Serie D, torna a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Forlì, Sandro Cangini. Lo storico dirigente era rientrato a novembre in qualità di consulente ed ora potrà dedicarsi alla programmazione della prossima stagione dei Galletti. Abbiamo preferito presentare subito Sandro Cangini perché? Perché siamo ad aprile e forse negli ultimi tempi, negli ultimi anni abbiamo creato le squadre sempre all'ultimo momento, sempre magari aspettando quello che poi arriva o non arriva e Sandro in altre occasioni e chi per lui anche si è dovuto adoperare soprattutto poi principalmente nel periodo estivo. Sono tornato a dicembre per l'ottavo anno, il prossimo anno sarà il nono e di conseguenza mi sento a casa, mi sento uno dell'arredamento, mi sento un dipendente, mi sento una coppa, però chiaramente sia la motivazione che mi ha spinto a dare una mano a dicembre è la stessa che ho ora, nel senso che poi cercare di finire questa stagione nel miglior modo possibile e nello stesso tempo mi aiuta un attimino a preparare quello che potrebbe essere la nuova stagione, anche se poi le incognite ci sono, perché poi il presidente parla di qualcosa che non c'è, magari poi c'è, capito, come è già successo, ma siamo allenati per quello, per fare la squadra in 4-4-8. Si parla del deludente ruolino di marcia delle italiane in Champions League, nell'opinione di Luciano Poggi. Sentiamo. Mi verrebbe da dire, e speriamo, che adesso Baracca e Burattini li salvino la Lazio. Perché ci rimane solo la Lazio praticamente in Europa, dopo la batosta della Roma di ieri sera. Ma se devo dire il vero... è arrivata un po' a sorpresa la batosta della Roma, così come era arrivata a sorpresa, pur considerando che l'una giocava col Barcellona e l'altra giocava con il Real Madrid, un po' a sorpresa, dicevo, era arrivata anche quella della Juventus. Sconfitte ci potevano stare, ma batoste assolutamente no, non me le aspettavo. E invece, purtroppo, devo correggere la mia opinione, non so se è anche la vostra, devo correggere la mia opinione sulle possibilità, sulle qualità delle squadre italiane quando emigrano e quando vanno ovviamente a giocare
contro le squadre europee. C'è da dire che erano i quarti di finale di Champions e quindi è difficile riuscire a trovare squadre deboli. Basti guardare il Siviglia, ad esempio, che pur essendo inferiore al Bayern è riuscito comunque con la carica a diminuire quel gap, tant'è che il Bayern ha vinto sì 2-1 a Siviglia, ma ha vinto grazie ad un autogol e a una deviazione, così come del resto anche il Barcellona è passato prima in vantaggio, poi ha raddoppiato grazie a due autogol. Pesa anche un calcio di rigore non assegnato su Dzeko, però il gap è il gap e quello c'è. Ed è tutto allora per quanto riguarda questa edizione di TR24 Sport. Grazie per essere stati qui con noi. Arrivederci.